Buonasera a tutti i TG lettori, benvenuti a una nuova puntata del nostro TG letterario. Dallo studio Laura Fedigatti della libreria Le Mille e Una Pagina di Mortara, salutiamo la nostra inviata Valentina Marcolli della libreria Mondadori di Vercelli. Ciao Valentina. Ciao Laura. Vedo che sei andata in un posto molto particolare, con un'atmosfera anche un po' così, come dire, un po' cupa forse. Ci puoi raccontare, ci puoi dire dove ti trovi? Sì, effettivamente anche il tempo è ingiustamente in linea col luogo in cui mi trovo. Io sono volata nel Maine. E questa che vedi alle mie spalle è la casa del re, nel vero senso della parola, perché sono a casa di Stephen King, quella che adesso in realtà è aperta un po' al pubblico, ai turisti o agli scrittori che vogliono fermarsi lì in quelle stanze e scrivere un po', perché lui recentemente ha aperto proprio casa sua, si è trasferito e questa è rimasta un po' la base per chi vuole entrare un po' nel suo mondo effettivamente. Però sì, mi trovo nel Maine, a casa del re. Ecco, Stephen King, re, appunto King ovviamente, però re anche della letteratura, del genere thriller, horror, gotico, noir, fantastico e quant'altro, vero Valentina? Sì, è molto eclettico, infatti recentemente sono state aperte parecchie polemiche su questa cosa, parecchi dibattiti in realtà, non polemiche, però tanti fan non riescono più a etichettarlo in un genere preciso, perché anche con la serie della Torre Nera, ad esempio, ha sfondato un po' le barriere del fantastico e quindi insomma non possiamo più ridurci a definirlo semplicemente re del genere horror, perché scrive tantissime cose diverse. Come puoi vedere anche alle mie spalle ci sono degli esempi, anche Revival, che è questo qua, è una bellissima storia, un romanzo dove in realtà magia non ce n'è, horror non ce n'è, c'è tanta scienza. Quindi un King nuovo, ad esempio anche in The Dome, da cui hanno tratto una serie televisiva, anche qui si finisce un po' nel fantastico, non svelo, non spoilero, però c'è un po' di fantastico e così via. Vabbè, qua c'è Dr. Sleep, quello possiamo definirlo horror effettivamente, e anche Dewey Cotto è una bellissima storia tra del rapporto tra un padre e un figlio che passa attraverso questa Buick, che è un po' magica, sì, ma in realtà è solo un pretesto per sviluppare il loro rapporto. Quindi non possiamo effettivamente etichettarlo in un solo genere. Ecco, stasera però in questa atmosfera così, così speciale, proprio dove si può respirare l'atmosfera di casa King, ci vuoi parlare di un romanzo in particolare, vero? Sì, assolutamente, un romanzo che a me ha colpito tantissimo ed è piaciuto molto, ovvero Sleeping Beauties, che è un romanzo che Stephen King ha scritto a quattro mani col figlio Owen King. Uno dei figli di Stephen King, perché noi forse conosciamo per lo più Joe Hill, che è appunto con lo pseudonimo Joe Hill, in realtà è uno dei figli di King. Owen King è poco conosciuto in Italia perché di suo è stato effettivamente tradotto da Frassinelli solo un libro che è una raccolta di racconti, poco altro, non si conosce quasi nulla di lui. In realtà questo romanzo nasce da un'idea di Owen che propone al padre qualche anno fa. Questo romanzo esce in Italia nel novembre del 2017 e Owen ne parla al padre intorno al 2013-2014. Il padre è molto contento dell'idea, decide di approfondire e nel 2016 in America esce Sleeping Beauties. Appunto, poi un anno dopo, perché noi abbiamo sempre un po' il fuso, la differenza, e arriva anche in Italia.
questo è un romanzo molto particolare, io l'ho apprezzato tantissimo per tanti motivi in realtà, un po' perché non conoscevo benissimo la scrittura di Owen e mescolata a quella del padre effettivamente è molto omogenea, non si, il lettore non si accorge quasi quale parte abbia scritto chi. L'intro, l'incipit è tipico di King, quindi è perfetto, sei già nella storia, apri il libro e sei già dentro e conosci già i personaggi, sei già a un livello empatico tale per cui ti sei già affezionato, hai già deciso chi amerai e chi invece odierai. E anche il finale, forse qui c'è lo zampino di Owen, è sorprendente, è proprio un punto su cui secondo me hanno lavorato molto bene. Noi conosciamo i finali di King, di solito sono molto scivolosi, sfuggevoli, sono veloci, insomma sembrano scritti un po' in fretta e furia. In realtà questo è un romanzo molto ben strutturato. Questo romanzo, parliamo un po' della trama, è ambientato a Dooling, che è una piccola cittadina del West Virginia, in cui qualche anno prima dell'inizio della nostra storia viene costruito un carcere prettamente femminile, esclusivamente femminile. E una notte all'improvviso una detenuta annuncia l'arrivo della Regina Nera. E mentre lo psichiatra della prigione, il dottor Norcross, decide che quello è un caso di routine, che quindi la paziente vada sedata, per la moglie, che invece è lo sceriffo della cittadina, lo sceriffo Laila, quello poteva essere un presagio. Effettivamente, qualche ora dopo questo annuncio di questa detenuta, arriva una chiamata al 911 di una collina lì vicino, di una ragazza sconvolta, perché una donna mai vista prima ha ucciso barbaramente due suoi amici. All'improvviso arriva questa donna che viene catturata senza troppi problemi. Questa donna è circondata da uno sciame di falene e lei non dice nient'altro se non che si chiama Ivy Black, quindi lei è la Regina Nera. E queste falene non si sa da che parte arrivino, che funzione abbiano, e neanche lei si sa da che chi sia in realtà, e forse viene da una creatura magica che viene da un mondo molto particolare, è un mondo forse parallelo, in cui tutte le donne stanno piano piano, lentamente andando. Perché? Perché a un certo punto, dall'arrivo di Ivy Black a Dooling, ogni donna che si addormenta viene ricoperta da una sorta di, possiamo definirla, ragnatela, che le avvolge e come una sorta di bozzolo, insomma, diventano tutte delle larve addormentate, da qui il titolo appunto Sleeping Beauty, cioè belle addormentate, e quindi le accompagnano in questo sogno, in questo sonno, questa viene poi definita la malattia del sonno, e vengono praticamente trasferite in un mondo parallelo, in una realtà parallela utopica, dove ci sono solo donne, e quindi è quello la loro funzione. Loro capiscono, una volta risvegliate dopo la conclusione iniziale, che forse il punto focale di tutta questa malattia è che hanno la possibilità di ricreare una società giusta, in cui la donna effettivamente ricopra un ruolo che le si confaccia meglio rispetto allo solito stereotipo della moglie casalinga, che deve stare a casa a pulire e basta, che deve badare i bambini, che non deve lavorare, che non deve avere carriera, che non deve guadagnare di più del marito, eccetera, eccetera, quindi deve solo stare zitta. In realtà loro si accorgono che un mondo senza uomini effettivamente è possibile, e forse, anche se sembra utopico, è potenzialmente più, potrebbe uscire una società un po' più corretta, un po' più giusta. Nel mondo nostro, in realtà, se queste donne addormentate vengono svegliate, la reazione è pessima, nel senso che chiunque le svegli viene poi ucciso dalle stesse donne. Questa è sostanzialmente la trama. Ecco, sì, questo romanzo
che è un romanzo quindi piuttosto dalla parte delle donne, ha una genesi un po' particolare. Ecco, io ho la, posso mostrare quella che è la, l'edizione economica di quella dell'edizione che hai tu, che è la tua, è la prima edizione in Italia, italiana, questa è l'edizione economica. E è, ha una genesi un po' particolare, viene, viene scritto in un periodo molto particolare. Sì, effettivamente sì, perché all'inizio del 2017 in America c'è una parata di tantissime donne che si uniscono contro una frase delle quelle becere tipiche di Trump, e quindi a sfavore appunto delle donne, che lui dice appunto a sfavore delle donne, loro si uniscono e fanno questa parata. Quindi da questo c'è tutta una serie di ovviamente reazioni, ci sono tanti scrittori che si tanti personaggi famosi che hanno una reazione a queste parole di Trump, King tra questi, nel senso che lui non si è mai levato il piacere di togliersi i sassolini dalle scarpe, anzi ci è sempre andato giù abbastanza pesante contro Trump in particolare. E questo è un esempio, nel senso che secondo me questo romanzo è l'espressione più alta che si possa, che ci possiamo aspettare da King nei confronti a favore delle donne, perché lui è sempre stato contro Trump, e tra l'altro in tutti i suoi romanzi, nel momento in cui Trump si è proposto, si è candidato poi alla guida degli Stati Uniti, lui ha sempre dichiarato ovunque, in qualunque momento avesse avuto l'occasione, appunto di questa cosa qua, che lui è sempre stato contro Trump, che è una persona spregevole, tutto quanto, insomma, una serie di offese che non vado a riassumere, però nei suoi romanzi c'è sempre la frase che va a pungere nell'animo, insomma, degli statunitensi. C'è sempre la sua voce in questi suoi romanzi. Anche in questo effettivamente ci sono parecchi punti in cui quasi tutti, in realtà non ogni personaggio, però quasi tutti i personaggi dichiarano apertamente quello che secondo loro Trump ha sbagliato, cioè quasi tutto. Quindi sarà pieno questo romanzo allora di queste cose. Anche nel momento in cui appunto Trump era in campagna elettorale, King aveva postato, aveva avuto un successone con questa foto, aveva postato questa foto di lui con il suo corgi, perché anche lui ha un corgi, la sua Molly, davanti alla casa che vedete alle mie spalle, in maniera molto minacciosa, per quanto un corgi possa essere minaccioso, insomma, lui aveva postato questa foto. Scrivendo che questa era la reazione che la famiglia King aveva nei confronti di chiunque votasse Trump e nei confronti di Trump stesso. Quindi, insomma, era proprio più schietto di così non si poteva. Sì, è vero. Ma Valentina, prima di lasciarci ti chiedo ancora una cosa. Ma perché Stephen King, secondo te, ha questa grande presa sul pubblico? Che, qual è il vero segreto della grandezza di King come scrittore? Tu che cosa pensi che ci sia in questi romanzi, in tutti i romanzi, che lo rende davvero uno scrittore speciale, un grandissimo scrittore, lo dobbiamo dire. Lui è vero che è uno scrittore di genere, ma è sicuramente uno dei più grandi scrittori contemporanei e la sua popolarità lo dimostra. Secondo te dove sta questo segreto? Io credo che sia nella semplicità del fatto che lui non si ponga mai la domanda degli altri cosa possano pensare di quello che lui ha scritto. In realtà, secondo me, lui se ne frega proprio, ha detto palese, e scrive quello che vuole scrivere. E quindi probabilmente questa sua semplicità e questa sua schiettezza fanno sì che i lettori siano un po' più vicini a lui, al suo modo di pensare, perché comunque a volte io credo che sia molto meglio leggere qualcosa che, seppure intrattenimento, perché non sono capolavori, stiamo parlando di capolavori logicamente, però è uno scrittore
bestseller da milioni di copie, da milioni di fan, insomma, chiunque inizia a leggere King e decida che poi è uno dei suoi scrittori, perlomeno, difficilmente poi lo molla. Possiamo chiudere tutti gli occhi che vuoi anche su tutti i difetti, perché noi li riconosciamo, però è uno dei nostri e quindi noi lo proteggeremo sempre, no? E dovessi mai scrivere delle scemenze, però credo che sia proprio questo suo, questa sua schiettezza, questa sua, questo suo modo di scrivere diretto, e quindi non credo che si faccia troppe pisime, insomma, su quello che deve scrivere, su come deve scriverlo, perché poi deve piacere. Lui è così, pane al pane e vino al vino, quindi o ti piace o non ti piace, e questo credo che sia una carta a suo favore. Penso che sia uno dei motivi per cui, poi questa è una domanda bellissima, in realtà io non so come mi ci sono avvicinata, forse il primo libro che ho letto di Stephen King è stato Misery. L'ho amato da subito. Come fai a non amare uno scrittore che crea una trama così? Cioè, è pazzesco, lui è il re. Eh sì, certo. E quindi con questo omaggio al re degli scrittori, io ti voglio salutare e ringraziare, Valentina, dal Maine, da questa casa così speciale, che magari, chissà, qualche altro scrittore andando a produrre le proprie opere in quella casa, magari può uscire un nuovo King, chi lo sa, chi lo può dire. Quindi io saluto Valentina, ti saluto, ti ringrazio, ci vediamo il prossimo martedì. Ciao Valentina. Ciao Laura. E salutiamo anche tutti i nostri TG lettori. Alla prossima puntata, ciao a tutti. Ciao a tutti, alla prossima. Here.